Ci eravamo messi d'accordo, ma ce n'era ancora uno che voleva scalare la parete. Roberto, un italiano di Belluno. Si è già posto in cammino per scalare la parete nord della Cima Grande. Si è proposto di arrivarci per direttissima, come me, come Vino. Roberto voleva aspettare la notte ai piedi della parete. Le notti sono fredde a 2400 metri di altitudine. Roberto aveva portato secco della legna per fare del fuoco. Ciò nonostante, si vede che ha i brividi. Solo a causa del freddo? Infine spuntò il giorno. Vino ed io ci eravamo associati a una cordata. Salendo, ci imbattemmo in Roberto. Si era preparato per fare la scalata da solo. Lì parlai. Hello? Ehi là! Tu sei italiano? Sì. E tu vuoi aller faire seul la paroi? Sì. Sì, sei un italiano. Er will in der Wand allein gehen. Sei Vino? In allemand. Roberto Sorgato, di Belluno. Je suis Pierre. Sonno. Oh. Troppo difficile, dal solo. Es ist zu schwer, allein gehen. Wir müssen zusammen gehen. Al di sopra di noi si innalzava la parete alta 550 metri. Non è soltanto verticale, ma è completamente a strapiombo, circa 10 metri. Ci proponevamo di raggiungere la cima per direttissima. Tre ci riescono sempre meglio che uno solo. Ça va, Roberto? Va bene! Un italiano, un tedesco e un francese. Questo mi sembrava meraviglioso. Era il caso che ci aveva messi assieme. Ora eravamo quasi come una cordata internazionale.